buonasera. 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 Chiudo. Gianluca, sì, chiudi. Di dove sei Gianluca? Bologna. Bologna. Sono già stati presenti con la tua bella chitarrina. La mia bella chitarrina. Una bella Martin. Intanto io sono già contento. Perché? Perché era una vita che ti volevo conoscere, è così. Vieni più qua, togli però quelli che altrimenti sei scomodo, dammi sì, questo. Sì, sì, non tanto, mi adatto. Questo. Allora, cosa fai nella vita? Io faccio l'impiegato. Sì, però la faccio musica. La musica. Ma perché? Sono rimasto fulminato, abbiamo tempo, però non vorrei annoiarti. Rimasto fulminato da ragazzino, un mio amico mi prestò un nastro di De André. Sì. Una raccolta di brani, Carlo Martello, Nell'acqua della Chiara Fontana, quei brani lì, i primi. Io rimasi fulminato e ho cominciato ad ascoltare De André, poi avevo una cugina che aveva una chitarra acustica, me la prestò, non avevo idea di come si accordasse, ma perché io sono un vecchietto, 55 anni, per cui a quei tempi lì... Non esiste l'età della musica. No, vabbè, a quei tempi lì ti dovevi arrangiare, per cui mi ricordo andai da Rubini, e comprai un metodo per chitarra da autodidatta e poi cominciai a ascoltare, a cercare di imitare come penso la maggior parte della mia generazione. E poi... Quando hai cominciato a scrivere canzoni? Ho cominciato presto e ci ho anche provato, diciamo, negli fine anni 80, però non è andata bene, nel senso che... non lo so, forse non ho... Non ho conosciuto le persone giuste, forse non avevo talento, però sì. Più che altro avevo un po' idealizzato l'ambiente della musica e ho conosciuto delle persone un po' brusche, diciamo, senza fare riferimenti o nomi, e che mi fecero vedere subito il lato business, mentre in realtà per me la musica era, cioè la guida lì, cioè l'avevo idealizzato, una passione, cioè un'esigenza, ecco, al di là del business. Sì, diciamo che non hai idea di quanti artisti famosi e di grande successo siano umanamente distrutti questa realtà immagino. Che incontrano, quindi, capito, quindi hai ragione. Quindi quello che stai facendo, cioè coltivare la tua passione e continuare col lavoro, è l'ideale. Però adesso mi fai sentire una tua canzone. Sì, una così a caso. Io, vabbè, ti faccio sentire una canzone che ha un argomento un po' difficile, un po' pesante. Cioè? Che ho scritto per una mia amica, l'ho scritta tardi, molto tardi, perché l'ho scritta qualche anno fa, in realtà era una mia amica che si drogava. Che se n'è andata per la DS e io a un certo punto mi sono sentito così in dovere quasi di chiederle scusa, perché sai com'è quando magari è un amico che ha quel problema e comunque non riesci a salvarlo perché non hai le possibilità, non sai come fare, insomma ti rimane un po' di senso di colpa, no, dentro. E, come e si, niente, chiama? Si chiama Due. Due labbra rosse incollate sulla faccia, due vene azzurre in rilievo sulle braccia. Hai aspettato che tornasse la speranza, che il sole entrasse all'improvviso nella stanza. Due punti rossi ben nascosti fra le dita, due grammi ancora della tua migliore amica. Hai aspettato che arrivasse una parola, qualsiasi cosa per sentirti meno sola. Io ti ho guardata da lontano e ho guardato la tua vita mentre si spegneva piano fino a che non è finita, e ho guardato quel tuo corpo che veniva violentato
cuori spezzato. Due gambe lunghe e sottili come grano, due seni pieni, pronti per un'altra mano. Hai aspettato che tornasse quel sorriso, che la tristezza scomparisse dal tuo viso. Io ti ho guardata da lontano e ho guardato la tua figlia mentre ti sfuggiva piano, fino a che non l'hai perduta. E ho guardato quel tuo corpo che veniva violentato, offeso, sporcato e poi spezzato. Due labbra rosse incollate sulla faccia, due vene azzurre in rilievo sulle braccia. Cioè, oltre che De André, c'è anche influenza da Guccini, te. E ho ascoltato tutti i cantautori. Perché dei cantautori mi è sempre piaciuto il fatto che dessero importanza alle parole. Per me le parole sono importantissime. Cioè, si sente, ma è vero poi anche, è la caratteristica. Sì. Ma hai una canzone che è bella, che tieni bella, ma che non sia una storia, che non descriva qualcosa, ma che sia pura poesia. E allora, sì, ho capito. Questa è una cronaca, sì, seppur certo, poetica, capito? Certo. Però una storia che descriva, cioè che... In generale, applicabile... Una poesia, sì. Io, vabbè, ma però anche quella l'ho scritta per... Lo stesso perché l'hai scritta, perché l'hai scritta? Cioè, qui vedo, ti leggo i titoli così ti... Sì, sì. Sai. Ecco, Sai, l'ultima che è uscita, secondo me è commerciale. Sai perché? Perché nel senso che ti senti sempre dire, ma fai delle canzoni troppo impegnate, così, sì, non riesci a fare qualcosa di leggero. E di... Ascoltiamo una canzone leggera. Ascoltiamo una canzone leggera. Ecco, ascoltiamo, finiamo con una canzone leggera. Io dopo però ti... Dimmi, chiedo una cosa. Cosa mi chiedi tu? Se io te la faccio. Ti faccio leggere un testo, perché è una canzone che sto registrando in questi giorni. Sì. E poi così per sapere il tuo parere. Va bene, vai. Sai,
mi accarezzavi. Le cose che dicevi quando ti abbandonavi, sai che il tempo non conta, è solo un'illusione. Pensare di dimenticare, sono trappole pronte ad attenderci ricordi. Sai. È così. Bella, però, cazzo, è una vita che canti e continui a tenere gli occhi chiusi. Ma... guarda, e poi io ho ricominciato per caso, perché mi proponevo come autore, sai, naturalmente fatta in studio è diversa, adesso ho fatto la versione acustica, certo. come l'ho scritta. No, ho conosciuto, mandando in giro i miei brani, ho conosciuto Iskra. Iskra ha voluto conoscermi, gli ho mandato un pezzo che si chiama Ancora un'altra volta, e quando mi ha conosciuto ha detto no, ma sono belli, li devi cantare, perché chiaramente se fai l'autore nessuno te le interpreta, alla fine se le vuoi far ascoltare, insomma, te le canti tu. Certo. E da lì è ricominciato, non è da tanto, 4-5 anni, insomma, dopo che ho conosciuto Iskra, mi ha convinto a ricominciare e sinceramente la ringrazio, perché mi piace tanto suonare, cantare, mi piace tanto stare sul palco. E... la musica per me è una comunicazione, è un'esigenza, come ti dicevo prima, ed è bello quando riesci a comunicare, certo, che hai una risposta da chi ti ascolta, quello è il massimo. Questo devi fare, concerti e vendere i tuoi CD ai concerti. Ma non è facile suonare. Lo so che non è facile. Lo so, sto cercando di battermi anche per creare curiosità nelle persone, per ascoltare qualcosa che non conoscono. Sì, esatto, perché non sia veicolato, esatto, a tutti i costi. E poi anche, cioè, ai miei tempi, che sono anche i tuoi tempi, e c'era la curiosità, c'era le radio, non c'è più. Scouting, ti, esatto, proponevano un brano, ma poi tu andavi in negozio, prendevi l'LP, insomma. Certo. C'era tutto un processo di ricerca. Guarda, io te lo voglio far leggere questo qua, perché... fammi leggere il testo. Perché voglio vedere cosa ne pensi. Ecco qua. Qual è? È I più soli sulla terra. Questa qui proprio la stiamo registrando. I più soli sulla terra. Le nostre facce sempre le stesse. Tutti questi anni ad aspettare un cambiamento. I vostri culi sulle poltrone che vi scambiate attenti a come gira il vento. E i vostri soldi sempre più sporchi, ma sufficiente a far tacere la coscienza. Le vostre... Posso dirti una roba? E mi fermo già. Non è questo. Questo mi sembra un telegiornale. So che molti... Guarda, ti faccio degli esempi. Tu conosci OK Italia? No. È una canzone di Edoardo Bennato, ma conosci L'isola che non c'è? Beh, certo. Certo. Io il presidente, se fossi presidente la conosci. È stato un singolo di Gianni Morandi. Ma tu conosci le altre di uno simile? Sì, sì. Allora, queste canzoni non funzionano. Cioè, queste canzoni di protesta, fatte così, non funzionano. Perché sembra di leggere un telegiornale. E per quanto tu possa fare una canzone, il telegiornale è più brutto della canzone. Un po' come i comici sono in merda, perché i politici sono più comici dei comici. Ah, sì, alcuni sì. Esatto. Allora io ti dico, questo è un jacuzzi, però attenzione. Ricordati, il jacuzzi, guarda la locomotiva di Guccini, è un jacuzzi, è l'anarchico, però c'è un ritmo, c'è una storia, c'è un incalzare, c'è una poesia, vedi questa locomotiva che va. Questa è una canzone di protesta, hai capito? Cioè, Dio è morto, è bello perché c'è la speranza, ed era in altri tempi, era nel 67, praticamente 50 anni fa, 77, 87. Yeah. No, 40 anni fa, 77, 87, 97, 97, 17, 50 anni fa, hai capito? Quindi quello che ti dico, i vostri figli
già sistemati, i vostri prima diplomati, poi disoccupati, i vostri auto, degli appartamenti. Mi stai descrivendo una situazione. Non mi interessa ascoltare un pezzo così. Però tu fallo. L'hai fatto. Nel ritornello c'è la speranza. La famosa speranza. Voi date un prezzo anche alla vita, non importa, voglio dirvi che l'amore è l'unica cosa che la gente ha valore, mentre voi date a fare per ordinare sull'altra guerra, siete i più poveri sulla terra. Diciamo che è una pia illusione. Preferisco le altre cose che hai scritto a questa. Questo è il mio parere. Sì, sì, capito? È il tuo parere. Però tu incidila. Però ti dico, vedrai che alla fine. Sì, immagino, perché. O tu me la fai veramente talmente violenta che diventa in un concerto una roba, hai capito? Tu ascoltati, ad esempio, una canzone di protesta, ascoltati Nanne Dumeu. Oppure disamistà, cioè ascolta le canzoni di protesta, ascoltati, che ne so, però erano fatti in altri tempi, Ant Merce e Nenemore di Filox, sono delle canzoni che sono dei capostipiti, però ti ripeto, falla. Sì, erano altri tempi, effettivamente. Esatto. Oggi, dei miei dischi preferiti è Storia di un impiegato. Esatto, erano altri tempi. Ti ringrazio Gianluca. No, grazie a te, figurati.